Ciao a tutte, benvenute in questa nuova video in questo nuovo appuntamento con Donatella. Ciao Dona! Ciao a tutti, beh Valentino, ormai siamo prese tra le video lezioni, le live e Esatto. poi ci colleghiamo per fare due chiacchiere noi, insomma abbiamo sempre davanti comunque i campioni e dobbiamo sempre un po' organizzare cosa fare, come gestire questa cosa, insomma che C'è un po' di capisco. confusione. Bene, Dona, come va? Tutto bene? Tutto bene e passate bene anche le vacanze. E siamo qua Bene. di nuovo nel nostro ormai appuntamento fisso e come avevamo Esatto. promesso, ecco qua la doratura o l'argentatura, diciamo, le foglie metalliche a questo punto. Perfetto, perché questa sera parleremo appunto di foglia oro, le varie differenze, come si utilizza, quindi facciamo un approfondimento su questa tecnica. Ok. Qui vedete già un po', io parto subito, ecco, non so, non Sì, posso guarda, intanto si vedere. stanno collegando le ragazze, vediamo, c'è Roberta, Palombi, ciao, buonasera Donatella, Valentina, c'è Iole, ciao Iole. Roberta, ciao girl, finalmente ci aspettavo le Roberta. Ciao a C'è tutte Lucrezia, ragazze. ciao. Valeria, si Ciao. stanno collegando un po' tutte. Qui Filomena, abbiamo. ciao Filomena. Ha detto che non si apriva la diretta. Oddio, speriamo che sia stato solo una cosa momentanea. E ricordatevi di condividerla anche sul mio profilo, così Esatto, voi la vedono anche da me. condividete questa live se vi piace sui vostri canali social, così ci aiutate a crescere, faremo sempre più live, quindi fatemi piace, fate quello che volete. Ovviamente se vi piace tutto. C'è Dianina, ciao, ti Ciao a saluta, ciao a tutte tutte, allora. Ciao Monica, Lucrezia. ragazze. Beh, Valentina, possiamo dire questo, diciamo per introdurre. Abbiamo scelto la versione argento, così, non so, mi sembrava forse più primaverile che l'oro, però comunque il procedimento è uguale sempre, che siano foglie dorate, argentate o rame. Il procedimento di applicazione e di lavorazione è sempre quello, insomma. Quindi, Bene. diciamo, questa sera introduciamo gli azzurri e i verdi. Adesso io non voglio pensare già al mare, però le persone che abitano, insomma, in una bella zona come quella dove abiti tu, immagino, insomma, o qui è al lago, avete già comunque l'idea, insomma, di quello che tra poco arriverà, cioè il periodo, insomma, tardo primaverile che già ci fa pensare al mare, quindi ecco questi colori che associati, vi faccio già vedere delle piccole prove, vedete? Questo è proprio un blu, mentre questo è un altro esempio che vedete già con un verde ottaneo, insomma un verde petrolio. E vediamo questa sera l'utilizzo sia del libretto e sia della foglia in fiocco. Vediamo se poi riusciamo ad utilizzare anche il foiling a spiegarlo e lavorerò su una cornice che adesso diciamo non vedete per intero perché è bella grossa, però è una cornice che ha una lunetta in MDF e che adesso andiamo a lavorare. Così vi faccio vedere che composizione vado a fare. Abbiamo Monique che dice buonasera, partecipa per la prima volta, ma per me è il tema di grandissimo interesse. Grazie, bene, ci fa piacere. Merci Monique, perché è francese? Credo di sì, Ecco, penso allora, di sì. tolto il merci, non possiamo dire altro, però non so tu, Ciao Valentina. Letizia. Sì, esatto, no, anche io non è che vado oltre. Mi spiace, io però in realtà ho anche fatto lezioni in francese, però sai, mi vergogno un po', quindi davanti a tutti non posso parlare. Capisco. Ciao Giada, intanto si stanno collegando Letizia, Ivana. Benvenute ragazze. Allora, carissime, intanto io inizio a mettere nel piatto i colori, vi dico subito, sono il turchese indiano, Cal 109, e
Il verde petrolio, Cal 87. Così abbiamo Tutti anche i già. prodotti che sta utilizzando Donatella, poi li troverete sotto, nel link sotto al video, così non ve li perdete. Ecco, allora, dato che la cornice, io parlo piano così anche Monique può ascoltare. Allora, è un MDF, è un similegno, diciamo, per cui essendo molto liscio, io posso colorarlo direttamente e prendo, vedete, un po' di turchese, un po' di verde petrolio. E gli vado ad applicare in modo così assolutamente libero. Non faccio troppe pennellate perché poi diventa un colore unico, ma se voglio la fiammata, che è proprio un effetto così regolare, basta che eseguo 2 o 3 pennellate. Quindi non devo prendere poco colore, poco poco. Vedete? In modo da creare, ecco, questi effetti di colore. Le pennellate le fate come volete, verticale, orizzontale, insomma, come vi piacciono. Emanuela dice: da tanto che ho la foglia oro in casa, ma mai utilizzata. Ah, no, beh, Beh, direi che stasera. allora cade a pennello questa live. Ecco, allora chiediamo, avete la foglia in libretto o la foglia in fiocco? Vediamo cosa le nostre amiche ci dicono. Filomena dice: bellissimo questi due colori assieme. Vero, mi piacciono tanto anche a me, infatti, stavo proprio guardando la tonalità, è veramente bello. Sì, diciamo voglia di mare, voglia di lago, voglia di vacanza, poi insomma. Ciao Daniela, dice che bello ritrovarmi, ciao, grazie a te che ci segui. Sì. Il nostro appuntamento, lo ricordiamo, è il terzo giovedì del mese e di volta in volta, ecco, realizziamo qualcosa. Questa della doratura, Valentina, era un tema che le signore, le amiche ci hanno un po' proposto e Sì. quindi ancora una volta dico, se avete delle richieste particolari, a me è arrivata la richiesta dei mulled, di come funzionano i mood, sono gli stampi quelli in A5 per le Sì. texture così, e mi hanno fatto questa richiesta, però volevo vedere, ecco, se c'era qualcun altro che aveva così delle domande su qualche prodotto. Allora, Emanuela ce le ha tutte e due, Dona, quindi invece Roberta ce le ha in fiocchi, quindi questa sera qualcuna in libretto, tipo a Valeria, quindi diciamo che questa sera vediamo tutte e due, giusto? Vediamo tutte e due, esatto, io ve li metto entrambi in modo differenziato così vediamo e capiamo anche a che co diciamo co come incollarli, si incollano con la stessa colla ovviamente, però in modalità diverse, quindi questo è un lavoro che io ho fatto anche in corsi e diciamo quando vado in un negozio che ha questo campione è sempre un classico, quindi lo guardo sempre come se fosse proprio un evergreen, diciamo così. È una decorazione che se mettete dentro casa non è intramontabile. Ecco, usiamo questi termini così. Bene, Allora. Tiziana dice che bello ritrovarvi. Poi abbiamo Silvia dal Messico, Silvia Lopez. Hola! La Filomena l'ha richiesta per il pouring, hai ragione, è colpa mia, perché abbiamo preparato un corso, una video lezione registrata sul pouring. Devo solo assemblare il video, però prometto che lo farò a Sì, brevissimo. ne abbiamo fatti già due, Vale. Esatto. Però ragazze, portate proprio la Pasqua ci ha fregato, diciamo così. Esatto. Ok, non ho fatto i bordi, perdonatemi, ma li farò in un altro così rispetto anche le asciugature. Adesso applico il phon in modo da accelerare perché devo piano piano iniziare a spiegare come funziona la colla per doratura. Quindi procedo subito con l'asciugatore
Intanto vi ricordo di scrivere hashtag Mondo Fai Da Te nei commenti, ho visto che già alcune ragazze hanno iniziato a farlo, così potete partecipare a un'estrazione che ci sarà a fine serata di un buono da utilizzare sul nostro negozio online più un omaggio che inseriremo all'interno del pacco. Presto Filomena, presto te la faccio. Allora, Filomena dice: Valentina, da un anno che ho la richiesta del Puring, hai ragione, hai ragione. Ormai la tua attesa è finita. possiamo anche mandare il campione direttamente a Filomena, visto, Esatto. diciamo, che è una super affezionata. Allora, ragazze, mi vedete fare una partizione con un nastro adesivo, scusate, che mi permette di creare dei tasselli, degli inserti. Guardate, ecco, così riesco a spiegarvi la foglia in libretto e la foglia in fiocco. Prima lavoriamo con la foglia e il libretto. Un attimo che faccio questa sorta di cornice. Il nastro adesivo è quello di carta, per capirci. Potete anche togliere un po' di colla, perché altrimenti vi rimane sul piano. Allora, devo lavorare, quindi ho detto, con la duratura in libretto. Poi abbiamo invece una foglia tutta stropicciata. Ci sono delle differenze, però il prodotto che serve per far aderire queste due foglie è la colla per duratura, che nel mondo delle belle arti è chiamata missione, quindi sostanzialmente è appunto la classica missione, la colla per duratura di stamperia, però è a lenta asciugatura, c'è scritto, e vi assicuro è vero, cioè anche 10 ore, 8 ore, a seconda di come l'applicate. Io spesso, diciamo, posso, sì, alla fine all'inizio la mettevo, stendevo la colla, facevo passare un po' di ore, magari uno va a mangiare, ritorna e realizza la duratura o l'argentatura. In questo caso, volendo fare la dimostrazione, io devo lavorare con delle modalità, diciamo così, è come a volte incollare sulle superfici fresche, quindi cerco di avere degli accorgimenti che mi permettono di poter attaccare la foglia in tempi ridottissimi. Vediamo come. Allora, la colla, abbiamo detto a lenta asciugatura, andrebbe applicata, si vede Valentina il bianco, lo vedete? Ecco, bisognerebbe in teoria applicarla così. Quando è bianca, quando nell'applicarla abbiamo questa immagine, dobbiamo aspettare almeno appunto 8 ore tranquillamente. Io per accelerare i tempi invece la applico, come state appunto vedendo, in un modo proprio, come dire, molto molto tirato, cioè sto proprio tirando tantissimo la colla. Il pennello deve essere morbido e asciutto, perché se disgraziatamente è bagnato si formano dei grumini di colla, la colla si raggruma e non va bene, quindi assolutamente tutto asciutto. Se il pennello è particolarmente duro, ovvero anche un pennello a setola naturale come questo, facilmente fa le righe, per cui io vi consiglio sempre dei pennelli assolutamente. E quindi, come vedete, anche incrociando le mani, io lo faccio perché così elimino qualsiasi imprecisione, perché il libretto è talmente sottile che purtroppo mi fa vedere tutte le magagne se metto la colla male. Daniela dice: Ovviamente. sono in vacanza ma non potevo perdermi le vostre dirette. Wow, grazie! Anche in vacanza siamo con te. Allora, approfitto
che, di aver steso il primo lato e applico la colla anche nel lato successivo e dopo dovrò scaldarla. Io vi consiglio invece l'asciugatura naturale perché a volte col phon succede magari in dimostrazione così si rischia a volte anche un po' di bruciacchiare, quindi la colla, quindi state molto molto attente. Tiratela bene. All'inizio della mia, diciamo così, carriera, mettiamola così, mamma mia, negli anni 90 facevamo tantissime icone, ad esempio, perché era la tecnica più richiesta in assoluto. Tantissime persone, almeno dalle mie parti, volevano appunto imparare a fare le icone, quindi la doratura. Mamma mia, quante cose abbiamo fatto. Poi Ok. ritorna. Ogni Sì, è sempre tanto ritorna, appunto. vabbè, non è mai andata via, magari, però. No, no, è sempre un classico e giustamente è giusto appunto. Solo che io ora la faccio anche in una versione un pochino più moderna perché la utilizzo anche col fiocco. Allora, prendiamo il libretto, vediamo come si usa. Allora, È arrivata anche Roberta insieme a Lidia. Ciao, ciao ragazze. ciao! Allora, innanzitutto bisogna farla asciugare, quindi adesso per chi è arrivato ora, io ho solo steso la colla per doratura in un modo assolutamente, diciamo, un po', ecco, un po', come dire, un po' per evitare di dover aspettare le classiche 8 ore, quindi ne ho messa veramente, veramente poca. Anzi, devo andare a controllare perché a forza di risicare e poi mi ritrovo i buchi senza colla. Però è chiaro che questa basta scaldarla o anche aspettare 5-6 minuti che diciamo riesco ad ottenere subito l'incollaggio. Ecco, non è una modalità standard, è proprio una scelta Emanuela chiede su automatica. quali materiali si può utilizzare. Dappertutto la plastica, la finta pelle, non dico la pelle perché insomma la finta pelle delle borse, delle scarpe, plastica dura di accessori, vetro, MDF, legno, tranne la stoffa, direi che. Abbiamo anche la musichetta. Sì, stasera c'è un po' di tutto. Vedo. Allora, facciamo così, la spiegazione di come tagliarla la facciamo dopo, mi occupo un attimo di asciugarla, ma è questione di un minuto e poi riprendo. Intanto vi volevo anticipare, anzi, vi volevo comunicare che oggi è nato ufficialmente il gruppo su Facebook di Mondo Fai da Te, che si chiama Mondo Fai da Te Lab. È un gruppo gestito da noi, dove chi vuole iscriversi può postare i propri lavori, si possono fare delle chiacchiere, ci sarà anche Donatella all'interno, poi all'interno del gruppo e poi sicuramente se vorranno partecipare inseriremo anche le altre dimostratrici che avete visto con noi. Quindi se vi fa piacere partecipare a questo gruppo, è appena stato creato, quindi si chiama Mondo Fai da Te Lab. Così ci scambiamo un po' di, di foto, di lavori, messaggi, eccetera. Valentina, adesso lo troveremo facilmente questo gruppo perché o invitiamo le signore, le nostre amiche, oppure iniziamo a condividerlo sui nostri profili e vedrete, anche taggando qualcuno, vedrete che presto vi arriverà proprio in vista il gruppo. E, bello perché così possiamo anche proprio fare due chiacchiere e diciamo che se avete delle domande anche da porre possiamo rispondere proprio nel gruppo. Insomma, così. Ecco. Esatto. E, allora, una cosa molto interessante è come faccio a capire se la colla è asciutta? Perché la colla non si asciuga, cioè non la trovate completamente asciutta dopo il tempo naturale.
Ma si dice che deve tirare, ovvero voi appoggiate il dito e quando fa quell'effetto scotch di appiccicaticcio, ma non che il dito rimane attaccato, ma fa solo tic. Lo so che non, questo termine non è proprio appropriato, però quando sentite l'effetto dello scotch, allora vuol dire che la colla è iniziato e la colla è pronta per ricevere la foglia. Quindi il libretto, come vedete, è fatto anche di pagine arancioni. Questo è finto argento, naturalmente. Ora voi prendete, io vi consiglio due foglie arancioni. Qua c'è già una fessura, quindi lo prendo da questo lato perché mi ritrovo. Francesca chiede se si può utilizzare anche su carta. Sì, certo. Un acquerello con degli inserti in oro. È una meraviglia, una carta grammi 300, certo, 190 come quella da scrap, sicuramente. Ivana, è già attivo il gruppo? Sì, l'abbiamo creato oggi pomeriggio, quindi qualche ora fa, quindi se lo cerchi c'è già. Mondo fai da te Lab. Se Sarai la una regia delle mi dà. prime perché è proprio appena nato. Ecco Vale, se poi lo volete, volete mandare il post anche sul mio profilo, fatelo pure. Certo. Così anche le signore che hanno l'amicizia con me lo possono vedere. Allora, ragazze, ho tagliato la foglia argento, vedete, tenendola tra i due fogli arancioni. Questo perché è talmente impercettibile, vedete, ho fatto un movimento, si è già un po' accartocciata. Quindi bisogna sempre stare molto, molto attenti. Non Emanuela dovete dice peccato farne. che non si possa sulla stoffa. Diciamo sulla stoffa, se hai la stoffa incollata a qualcosa, sì, ma se hai la stoffa libera, no, non è il caso, anche perché poi se la lavi si rovina. Allora, ragazze, momento cruciale: dovete applicare la foglia argento. Valentina, si vede bene qua? Sì. E vai, guarda, tirala un po' più su che così sei più centrata. Così. Allora, Va bene. considera che così si vede metà cornice. Quindi Sì, tirala, sì, vai sì. più a destra, destra, destra. Vai più a destra. Ancora? Tra un po' Ma ci sei. Vai, io vai, parto vai da ancora perché eri proprio sul bordo a sinistra. Ok, No, ma io parto da destra, vai. no? Ma io Perfetto. parto. Sì. Perché essendo mancina io devo partire per forza da destra, voi potete partire anche da sinistra. Allora, ragazze, guardate, io lo sfilo, cioè sfilo come si chiama? Il foglietto arancione che sta sotto, lo sfilo poco poco, vedete come si presenta così. Com'è che possiamo dire? Questa foglia è talmente impalpabile che dobbiamo centrare il punto perché come la appoggiamo, questa, ecco, si blocca, se incontra la colla, se incolla la colla. Se trova la colla si blocca. Vedete che io non mi sto, perché sto parlando, non mi sto muovendo. L'ho fissata solo da questo punto. Adesso vorrei sfilare lentamente il foglietto ed ecco, mi è andata bene. Perché ci sono delle volte quando la si fa mentre si parla che, mamma mia, coordinare mano e bocca non è sempre facile. Comunque. Adesso lo rifaccio così lo vediamo di nuovo, cioè per quello che è fondamentale utilizzare i due foglietti. Quindi prendiamo la misura, perché c'è sempre, quando si è in mezzo alla gente, c'è sempre il colpo di vento, la folata che ti fa sollevare, ti fa incollare malamente la foglia e rimani fregato perché non puoi più fare niente. Allora, ragazze, la Grazie. sposto il foglietto di sotto per circa mezzo centimetro, tanto per capirti, perché ecco, qua non si vuole muovere, perché poi c'è un po' di
Intanto vediamo che già alcune ragazze stanno facendo l'iscrizione, Giada, Roberta, grazie ragazze, ci vediamo dopo nel gruppo. Ecco, così mettiamo anche le foto dei lavori. E, Esatto. allora la faccio rivedere, vedete c'è la foglia che avanza, ok? La appoggio, è più facile di quanto io stia facendo, perché io voglio fare più la parte teorica. Vado sopra la foglia precedente che non me la incolla, la faccio scorrere, lei si blocca quando incolla, quando trova la colla disponibile. Sfilo, eccola qua, vedete che facile che è. Se le due parti si sovrappongono, non vi preoccupate, non si vedono i punti di giunzione, però per 1 mm mi è rimasta fuori. Comunque, non importa, la lascio così, procedo nella seconda parte. Vedete che non la schiaccio, la deposito e dopo vedremo come fare per far aderire bene la foglia al piano. Vediamo se riesco ad Donatella utilizzare. chiede quale gruppo, sono arrivati in ritardo. È il gruppo di Mondo Fai da Te che è nato proprio oggi, quindi poche ore fa. Si chiama Mondo Fai da Te Lab, quindi Mondo Fai da Te, tutto staccato, Lab. E qui sono scritto sovraimpressione, quindi cercatelo nei gruppi. Adesso magari non vi viene fuori subito perché l'abbiamo proprio appena pubblicato, quindi forse è un po' da cercare in questo momento, dove ci scambieremo foto dei progetti, faremo due chiacchiere, quindi sarà diciamo un gruppo ristretto oltre alla pagina ufficiale di Facebook che abbiamo. Io direi che vista così è molto semplice l'applicazione. Non so se qualcuno ha già provato nella sua vita a incollare o ha avuto delle difficoltà nell'incollare la foglia. Ecco, Se avete delle domande potete farle, che così le leggiamo in diretta. io adesso mi prendo il secondo foglietto, sempre con i due fogli, quindi l'argento tra due foglie arancioni. Ciao Monica, benvenuta. Prendo la Perfetto, grazie, misura. provo a cercarlo, perfetto. Per chi si è persa poi l'inizio della live, comunque la potete trovare sempre nel nostro profilo di Facebook o YouTube o anche nel sito è pubblicata, quindi potete riguardarla tutte le volte che volete perché rimane comunque salvata. Faccio Allora, vedere che abbiamo una funziona. domanda di Roberta che chiede: è necessario essere così precisi nel posizionare la foglia d'oro? Io direi di sì, cara, perché è la tecnica classica. Ma sai perché sono così precisa? Perché tra poco metterò il fiocco che sarà completamente irregolare e voglio far vedere le due modalità e soprattutto il gioco dell'opaco con il ruvido dell'irregolare del fioco, perché vedi che adesso sto facendo una giuntura in un modo assolutamente approssimativo e ho il rischio di far vedere un po' di fondo. Quindi se io voglio una copertura perfetta, perché magari ho un cassetto di un mobile o un qualcosa che deve essere completamente rivestito di oro o di argento, l'applicazione la devi fare per forza così. Perché se vuoi, ripeto, non vedere che non si veda il fondo, mentre se vuoi che sì, vabbè, tanto anche se si rompe un po' non mi interessa, allora la puoi stendere anche con le mani tranquillamente. Per esempio, come sto, ecco, facendo io adesso, la puoi anche inserire così, però io voglio proprio una foglia stesa bene. Prendo il pennello da stencil abbastanza grande, ovviamente asciutto, e opero qui una satinatura che è anche un'ulteriore, diciamo,
applicazione perché questa la distende e anche qua spesso con il pennello si riescono a colmare anche quei punti dove per esempio la colla, la foglia non è entrata, è riuscita a distribuirli. Bene. Franca ci saluta, ciao Franca. Lucrezia dice: il mio modo è strappa e incolla, ne faccio una strage. Eh sì, no, beh, volevo fare proprio un'applicazione tecnica. Portate pazienza, sapete che io amo molto. Mara. Mara saluta Janina, che si conoscono. Allora, vado a rimuovere il nastro. E dopo metteremo la foglia invece nel modo che dice Lucrezia e lì sarà un pochino più divertente perché era Ciao per Anna, farvi ciao vedere. Annalisa. Ecco, volevo farvi vedere proprio le due modalità. Ecco qua. Emanuela chiede cosa applichi con il pennello? Con il pennello da stencil della Forse voleva dire della foglia oro. foglia oro? No, il pennello Credo di da sì. stencil mi serve per fare l'abrasione, far aderire bene la foglia. Mentre col pennello normale e soprattutto il pennello asciutto, adesso andiamo ad applicare di nuovo la colla, ma nel modo peggiore che uno possa fare, proprio assolutamente in modo terribile, diciamo così, quindi facendo il cosiddetto ping pong pam, no? Quindi, nel modo, in un modo indecente che non si legge in nessun libro di doratura, facciamo un'applicazione di colla tirata e anche assolutamente irregolare e applicheremo invece il fiocco. Donatella dice: anche a me piace sprecarla quando la uso, mi volo ovunque. Che bello! Solo che vi entra un pochino anche nei polmoni, ragazze. Cioè, nel senso che sì, avete ragione, però insomma, se uno deve recuperare una specchiera, che ne so, fare una scatola, avete ragione, è bello sprecarla, ma. Allora, Maria chiede: pennello morbido? Assolutamente, assolutamente morbido, assolutamente asciutto, pulito e ecco, va utilizzato in questo modo perché l'acqua nel pennello, cioè se avete il pennello umido, l'acqua vi raggruma tutta la colla, assolutamente, poi non potete più utilizzarlo. Quindi deve essere con la base completamente asciutta. Avendo messo adesso la colla in malo modo, io sicuramente avrò meno tempo per farla asciugare perché è talmente tirata che riesco a utilizzarla quasi subito. Allora, il fiocco abbiamo detto, sì, assolutamente. Francesca dice: pennello da stencil morbido. Sì, Morbido. certo. Io, stamperia non hai pen cioè, non sono pennelli, quelli grandi sono meno morbidi di quelli piccoli. Ci vuole un pennello un po' bello teso. Allora, dicevo, vado a prendere il fiocco, qua sì, ci si diverte perché lo prendo senza aprirlo, ma molto, non dico proprio accartocciato, ma sicuramente a mani chiuse. Qua mi si vede bene, vero? È un po' più in su, no? Sei proprio al limite. E vado a tamponare la superficie allegramente, possiamo usare questo termine, e anche con le dita, come appunto immagino che piace, insomma, da quello che ho capito, vi piace anche questo tipo di, cioè maneggiare proprio la foglia, e quindi possiamo giocare tamponando e lasciando dei buchi di circa un centimetro, possiamo dire così.
la tenete sempre chiusa tra le dita. Janina dice: non si vede l'unione, sembra un solo foglio d'oro. Hai ragione, infatti non si vedono le unioni. Sì, infatti. Queste possono essere anche prossime bomboniere, se volete. Che magari qualcuno deve preparare qualcosa. Ciao Raffaella, benvenuta. Ricordo a chi si è collegato da poco di scrivere hashtag mondo fai da te, cancelletto mondo fai da te, tutto attaccato nei commenti per partecipare all'estrazione che ci sarà questa sera. Qua. Cosa facciamo? Prendiamo, qua ci divertiamo, prendiamo il pennello da stencil e assolutamente, assolutamente in orizzontale andiamo a spingere così un po' in modo molto irregolare, spingiamo la foglia che noi abbiamo appena punzecchiato, spugnato, diciamo così. Vedete che intanto vi va dappertutto, ma che importa? Però creiamo questa sorta di abrasione, sì, irregolarità che andrà in contrasto, in forte contrasto con la parte liscia invece che ho incollato prima. Vedete che è tutta irregolare e il pennello è completamente orizzontale, proprio spinge in più direzioni, grattandola e rovinandola ovviamente, la nostra foglia. E sembrerà proprio una sorta di craquelé. E questo potete farlo sul vetro, sul legno. Una volta che avete ottenuto l'irregolarità che vi piace, iniziate a spingere per togliere l'eccedente e quindi graffiate, perché le foglie metalliche vogliono essere un po' maltrattate, diciamo così. Non bisogna andare troppo per il sottile, però bisogna cambiare direzione. Quindi spingete, non abbiate paura. Ed ecco che vola, vola la foglia dappertutto. La superficie con le due foglie applicate. Diciamo che è lavorato in un tempo record, eh? Ve la faccio vedere. Ora bisogna dire due cose. Come proteggo la foglia argento, le foglie metalliche? Non posso mettere la vernice finale all'acqua perché si ossida. Devo utilizzare una vernice assorbente, spray o a pennello, una gomma lacca, la lacca antigante, se una gomma lacca se ce l'ho, che è a base alcolica, oppure le può far bene anche tutte quelle cere o vintage paste che noi utilizziamo di solito, possono essere, diciamo, io trovo per esempio la vintage paste interessante perché fa diventare scalda la foglia argento, la fa diventare leggermente marrone, però nello stesso tempo, oltre che a invecchiarla, mi fa anche un po' da protezione, però l'ideale è proprio una finitura spray o, è entrata in gola, o a pennello, ma sempre assorbente. Abbiamo Allora, una domanda, Dona, fatta da Donatella, che chiede se si può usare sul vetro, quindi si può aggiustare uno specchio spelacchiato, tra virgolette. ovviamente il vetro può essere lavorato in entrambi i modi, cioè possiamo applicare la foglia sopra e poi va protetto sopra, oppure applichiamo la colla prima e appoggiamo la foglia. E quindi andremo a proteggere dopo.
quando giro il vetro vedo tutta la foglia argento o oro che sia. Quindi se lo fai nello specchio, sì, io ti consiglio però prima di applicare. Adesso io non so che ore sono, però se c'è tempo magari lo posso anche fare, perché è molto bello il plexiglass o il vetro, prima invecchiato con la patina appunto vintage paste, messa la colla, messa la foglia oro o argento. Allora lì diventa proprio una cosa simpatica da vedere. Roberta chiede, si può proteggere con cera permeabili? Sì, assolutamente, perché appunto anche la cera è un prodotto assolvente, perché non è all'acqua la cera, quindi ti aiuta tantissimo. Certo, c'è da dire che la cera ha uno strato proprio minimo, proprio come dire, pochissimo, però certo se la tengo bene, se in casa mia, se non devo vendere, non devo regalare l'oggetto, perché no? Allora, proviamo a vedere così intanto vedete anche come si può invecchiare per chi ovviamente ama l'effetto vintage. È interessante perché l'argento con appunto l'accenno di come si chiama di vintage paste che dà questo effetto marrone che quindi mi va anche sul verde, quindi mi tinge anche, mi invecchia anche il colore. Secondo me, io almeno perlomeno io a me piace molto. Quindi vedete, posso muovermi con grande tranquillità sulla superficie. Certo, non lo applico dappertutto, quindi necessita comunque di protezione finale, però insomma, diciamo che se ho anche un oggettino piccolo, una scatolina piccola, posso fare questo tipo di passaggi. La opacizza un po', però ve lo dico, perché comunque è una patina che io applico, quindi lo dico, lo faccio, ve lo faccio vedere, però dovete valutare la circostanza, ecco. Giada dice quante idee ci stai dando? Donatella invece ti ringrazia, grande come sempre, dice. Donatella, ma che Donatella sei? Perché mi sembra che c'è una Donatella che vedo spesso. Confalonieri. Ah, sì. Ah, ciao, sì, ciao, cara, carissima, ti conosciamo. Roberta dice che bello l'effetto con la vintage paste. Sì, io ti dico solo i nomi, non ti sto a dire nome e cognome. No, no, perché poi ultimamente ho visto un'altra Donatella, ma vabbè, lei la conosco. Ok, sì, anche a me. Io devo dire che a me piace molto con la patina e insomma l'ho sempre trattata così, mi è sempre diventata, però ve lo dico, come possiamo dire, tendente marrone. Ecco, io so che non sarà la classica argentatura proprio tesa e pulita. Allora, voglio inserire un elemento decorativo, portate pazienza perché comunque io poi alla fine, oltre ai fondi, sono anche una. Mi piacciono, sono una decoratrice, quindi bisogna mettere qualcosa su sta cornice, anche se, per esempio, su una scatola, ah beh, anche qua l'avevo messa, è vero, su una scatola, vedete, qua c'è la foglia in libretto e qua c'è la cosa spaccata, è una scatola fatta a dicembre, che ovviamente è a stella e ci ricorda un po' il Natale, però, ecco, ce l'ho anche sulla scatola da una vita, anzi da più di 10 anni, mai verniciata, e ce l'ho qui in studio che mi guardo ogni volta nella speranza di avere anche lei qualcosa in più, ma non la tocco più. Allora, volevo arricchire con questa decorazione, che è appunto il decorative kit, che vedete. Così, è un ramo con dei fiori che io penso siano dei fiori di pesco, e quindi volevo inserirlo in questo punto. E per questo volevo applicare la Glamour Paste turchese, perché mi sembrava interessante come gioco di colore rimanere nella tinta su tinta. Quindi prendo un pennello, questa volta posso anche permettermi di avere il pennello bagnato. Intingo nella pasta. La Glamour è una pasta
diciamo, a grana fina, ma comunque ha un effetto un po'. Io dico granuloso, ma non è vero, non è proprio granuloso, granuloso, sembra un po' micaceo come effetto. E ce l'abbiamo in tanti colori: rosa, bianca, oro, anche grigio, argento. E insomma, a me piace molto ed è corredata anche di cera. Quindi mi sembrava interessante fare questo tipo di passaggio, così vediamo in quanti modi possiamo trattare la foglia. Perché oltre appunto alla vintage peste, possiamo applicare anche la cera turchese piuttosto che quella grigia, quella metallic black. Quindi un mondo si apre, eh? Infatti, come diceva appunto Giada, ci stai dando tantissime idee su come utilizzare i vari prodotti. Io però mi permetto di dirvi, perché vabbè, io sono abituata alle dimostrazioni o anche in fiera e i tempi sono assolutamente, sono tempi finti, lo dico sempre, perché mi è capitato una signora, mi avevi fatto vedere la doratura in 5 minuti, ma a casa non sono riuscita. Certo, non pensate di realizzarla in così breve tempo, datele tutto il tempo naturale affinché appunto la colla tiri, la foglia si attacchi, cioè usatelo il tempo nel campo delle lamine metalliche. Ecco, io sono dovuta andare un po' di corsa, ma per scelta, ecco, perché se no qua in un'ora io non riuscivo a farvi vedere tutto il lavoro, cioè sto andando proprio a velocità, diciamo, insomma, non. Questo, i decorative chips sono prodotti a taglio laser, molto quindi delicato, però sono su cartoncino prestato che ricorda un po' la balsa, per capirci. Per cui si possono tingere, anche questi si possono argentare, dorare, potete trattarli in tanti modi, anche colorarli con i color ink, gli alcol, scusate, gli acqua color e gli alcol ink, quindi sia prodotti ad acqua che prodotti a solvente. Okay. Coloro anche due o tre fiorellini che abbiamo all'interno. Giada dice che l'abbinamento delle paste e dei chips svecchia molto la doratura, molto bello. Brava, grazie, quello che grazie, grazie, è proprio questo. Cioè, volevo farvi vedere che cosa. La doratura, che è un classicone, o l'argentatura sono dei classiconi proprio anche nella tecnica, è la vecchia tecnica super classica, però a volte i classici possono rinnovarsi magari con una cosa un po' più grafica, un po' più metallica, un po' più sicuramente molto più moderna, perché magari 20 anni fa, insomma, quando ho iniziato, mai, mai avrei messo una cosa del genere perché non ci pensavamo, insomma, avremmo messo la classica icona, l'immaginetta, fatto un decoupage, non lo so, sicuramente un decoupage. E invece, evolviamo tutti noi, grazie. E quindi possiamo lavorare anche con questi prodotti. Roberta Ora, chiede: si può usare la foglia oro per fare gli stencil? certo, però devi ricordarti di non togliere la mascherina quando fai lo stencil. Perché? Perché se la mascherina la blocchi con la colla per doratura, appoggi la mascherina, poi pugni, scusate, ho sbagliato, la mascherina, lo stencil, allora lo stencil lo appoggi, ma lo fissi con la colla spray, che quindi ti mantiene fermo lo stencil. Poi con il tampone spugna pugni dentro la colla per doratura. Se tu rimuovi lo stencil e poi procedi con la foglia va anche sui residui di colla spray che stanno attaccate allo stencil. Allora ti mantiene fermo lo stencil, si realizza la doratura che va sullo stencil, rimuovi lo stencil e ti viene perfetto. Poi ti devi pulire lo stencil, che insomma è un lavorato, però basta un po' di acqua rasa e viene bene comunque.
Roberto chiede, con il tempo naturale le pennellate per entrambi i tipi di fogli metallici devono essere cariche e lunghe? E devono essere cariche, mediamente cariche, mediamente. E all'inizio ho fatto vedere che diciamo, la maggior parte delle persone quando mette la colla lascia l'impronta bianca. Ecco, possiamo tenerla come punto di riferimento. Quando quel bianco diventa trasparente, si dice, toccandola, che poi toccandola con il dito sembra appiccicosa come lo scotch, lì si può procedere all'applicazione della foglia. Quindi la colla deve diventare trasparente sostanzialmente ed essere appiccicosa come lo scotch. E le pennellate, certo, se le fai lunghe, io le faccio sempre, sì, anche io le faccio lunghe veramente, le faccio anche incrociate, perché a me non piace vedere le righe del pennello, quindi io le faccio lunghe, poi le rincrocio tutte, perché voglio avere la pennellata maniacale, ovviamente, però perfetta, cioè dove incontro luce tu non vedi le righe della colla, perché la colla è bella consistente, quindi facilmente, anche se il pennello è morbido, si può rischiare di avere sovrapposizioni. Scusate, sto nel frattempo anche un po' invecchiando il cosino, essendo di cartone, come vedete, andandoci un po' pesante di mano, si spacca, però lo stacco, tanto lo ricongiungo. Vado un po' a lavorare soprattutto i bordi. Annalisa chiede, è indispensabile incollare lo stencil con lo spray riposizionabile? Allora, se riesci con le tue mani, con lo scotch a tenere, ma anche lo scotch poi lascia colla, comunque, se riesci a tenere fermo lo stencil e non hai grandi superfici, puoi farlo anche tenendolo con le dita, però insomma già applicare la colla con un tamponcino fa sì che lo stencil un pochino si rialzi mentre tu fai il passaggio, quindi diciamo deve essere uno stencil proprio piccolino che non richiede molto tempo, perché se invece stai facendo una texture, una bella zona ampia, lì ti conviene proprio tenerlo fermo con la colla il stencil. So che è proprio un lavorato, se posso dire, bello per carità, bellissimo, però insomma, un po' impegnativo. Scusate che devo recuperare. Ecco, volevo mettere la griglia qua, fare la composizione, perché appunto si è rotta, quindi la posso anche maneggiare un pochino inclinata. Anche qua. Gil, mi era sfuggito il tuo commento. Tutto in inglese, aiuto. Allora, dovrebbe esserci scritto. Il fiocco è molto sottile e è una buona idea controllarlo in questo modo, con questa applicazione. Una cosa simile. Forse era riferito quando stavi applicando la foglia oro un po' prima. Anche con lo scotch, visto che prima ho messo lo scotch proprio per fare il primo passaggio, e anche quello insomma, aiuta, perché vedete poi lo scotch si rimuove facilmente. Guardate, ecco, volevo finire questo pezzo. Mukita Art dice: tutti i lavori di Donatella sono bellissimi. Ah, ecco, io l'icona di Mukita Art ricordo, perché la vedo spesso anche su Instagram. Ti ringrazio, è divertentissimo il tuo, sì, la tua icona, carina, la riconosco sempre. Volevo sovrapporre questi due fiorellini e inserirli. Puoi spostare tutto un po' più in giù perché lascio in alto. Ecco, perfetto. Scusate, perché Perché è un veramente po' grande quella cornice, quindi bisogna fare un po' sì. avanti e indietro. Volevo spingere verso la lunetta e creare proprio, vedete, un
un andamento, ecco, inclina leggermente curvato, morbido, però è per quello che sto facendo un po' fatica, scusatemi. Ecco. Volevo creare, Giada dice, è vero, ha molta grazia nel comporre i lavori. sì, no, infatti qua il lavoraccio è la composizione, ve lo dico, ecco. Cioè trovare i pezzi, vedete, che vanno, eccola qua, si vede tutta? Valentina, si vede Sì, la... dunque, tirala un po' più su che così si vede anche il rametto in fondo. Ok, così si vede tutto. Prendo La composizione. l'ultimo fiorellino e poi lo andiamo a incollare. Io direi che pensavo di metterci più tempo e invece possiamo dire che potete dipingere anche con le dita se volete. Ce ne sono tre, sono uno, due, tre fiorellini spaiati. Giada dice spettacolare. Vado, ecco, e faccio questa sovrapposizione. Se voglio arricchire con più fiori in rilievo, ne devo utilizzare per forza di cose due di confezioni. Io volevo stare su un'unica confezione un po' per farvi vedere come con un prodotto si può, insomma, un po' lavorare. Ora, facciamo una piccola, diciamo una cosa però che è importante. Devo, a questo punto, non lo faccio, però ve lo dico perché sennò non posso lavorare, proverei a fare... A lasciare asciugare anche la stessa vintage paste, quindi far passare diciamo anche un giorno, diciamo così, e poi procederei per esempio con una semplice spruzzata di finitura spray lucida che mi protegge la foglia. Perché dico questo? Perché se io adesso, cosa che in realtà vado a fare, però io adesso voglio incollare con la Craft Glue, è una colla a base vinilica, quindi c'è un po' di acqua. Noi sappiamo che l'acqua è dannosa, cioè che le foglie metalliche non vogliono l'acqua perché si ossidano e quindi i prodotti, come del resto i colori, le colle, devono essere messi con molta parsimonia, ma si vuole soprattutto invece là proprio l'isolamento. Scusate, un isolamento proprio con la vernice di finitura. Quindi, ricapitolando, se dovete dipingere, se dovete fare decoupage, se dovete incollargli delle applicazioni come quella che sto facendo io, isolate la foglia o con una finitura a pennello o spray lucido, ma lasciate comunque asciugare la vintage paste, perché quella lì l'ho appena messa. E non è bello portarla via, per esempio, col pennello. Se spruzzo la vintage si scioglie un po'. Quindi aspettate, aspettate, lasciategli il tempo e vedrete che avrete un bellissimo, otterrete un bellissimo effetto. Filomena chiede se è la Glamour Paste, sì, quella azzurra che stavi utilizzando prima. Sì, la turchese. Voluto abbinare i colori, ma potevamo fare, non so cos'è che sta bene col turchese. Non so se è Daniela casa dice tua. veramente bello il modo come hai reinterpretato la foglia oro. Come dire, l'abbiamo un po' fatta diventare giovane, non più vecchia zia, come si dice, no? Perché è che io poi mi dimentico dove ho messo, dovrei fare la fotografia ogni volta. Roberta dice bellissima, mi hai fatto pensare subito al mondo epic fantasy, ad una civiltà vissuta in un altro mondo ed epoca. Che bello! Hai ragione, che bella questa immagine. Maria Ti dice ringrazio. cornice argento d'oro, Donatella mani d'oro. Vabbè.
Poi io quando vado ad incollare i pezzi, dopo aver studiato la composizione, puntualmente la cambio, perché mica si può fare vuole la la cosa. foto. Sì, ragazzi, però ho il telefono impegnato nella ripresa. Certo. Però da Quindi, casa, con calma. sì, ragazze, a casa fatevi anche le foto delle composizioni, perché sennò vi ritrovate poi che con le Dovete mani. ricominciare tutto da capo. Allora, mettiamo. Letizia dice bellissimo Donatella. Bene, ci fa piacere che vi piaccia. Sono molto contenta, a parte, vabbè, ovviamente che vi stia piacendo, ma la cosa anche che mi dà gioia è la nascita proprio del gruppo, perché sicuramente io voglio sperare di vedere poi magari qualche lavoro anche che viene dalle nostre live oppure dai corsi che sono stati presi. Mi piacerebbe vedere i risultati, insomma, delle persone che stanno provando queste tecniche. Quindi, ecco, Esatto. mi farebbe piacere, insomma. Vi aspettiamo quindi sul gruppo insieme a Donatella, così ci fate vedere le vostre creazioni, anche come nascono, perché si può far vedere anche l'idea iniziale, poi. Esatto. Certo, anche l'interpretazione è interessante. Allora, una cosa carina che si può fare è, chissà, anche questo. Marisol Chissà. dice anche così è bellissima la tua composizione, Donatello. Scusate, ci manca adesso ho trovato anche questo. Grazie Marisol. Ma dicevo, vabbè, io non sono molto. Chi mi conosce lo sa che non sono molto frufru, usiamo questo termine, però potremmo utilizzare anche un altro accessorio. Aspettate, che adesso vi faccio vedere. Ovviamente io parto con un'idea, poi vado in dimostrazione in live e le E cose cambia. cambiano. Non ce la posso fare a farlo uguale. Ah, va Allora, prendiamo. bene. Vincenza dice: ciao carissima, scusate il ritardo, vedrò il replay. Sì, certo, lo puoi vedere quando vuoi, così non ti perdi nulla. Ma chi è? Scusa, ho sentito Vincenza, Vincenzo. Ah, ciao Elsa! materiale. Ciao, cara! Roberta dice: bellissimo, ed è bellissima anche l'idea del gruppo. Perfetto, ci fa piacere che vi piaccia questa nuova avventura. Allora, care amiche, qua ho preso per esempio gli sparkle bianchi e turchesi e vediamo anche due modalità. Allora, posso per esempio continuare ad usare la craft glue, cioè la applico e gli butto dentro lo sparkle, oppure prendo la finish extra gloss, che è proprio una vernice tridimensionale, creo la bolla proprio sul fiore e butto gli sparkle. Io voglio rimanere un po' effetto legno e quindi metto il puntino al centro e butto. Certo, qua ci vuole una pinzetta, ma voi, ecco, sicuramente siete molto più attrezzate di me. Butto gli sparkle prima turchesi e dopo bianchi, perché il bianco mi va un pochino di più a ricordare l'argento, ecco, per capirlo. Monique Dopo. dice complimenti per il bellissimo lavoro, ma anche per la chiarezza della spiegazione. Ah, quindi in italiano. Allora Monique ti capisce in italiano? Credo di Cioè riesci sì, sta a. scrivendo tra l'altro anche in italiano, quindi penso di sì. Allora, grazie Monique, mi hai. Maria chiede: sono nuove queste decorazioni? Non dovrebbero essere quelle No, nuove. sono. Comunque trovate tutti i prodotti che sta utilizzando Donatella, adesso appena finisce la live. Le sistemiamo tutte sul nostro sito, che così le trovate tutte direttamente e vedrete anche il video sotto, Sì, sempre nel nostro sito. E a proposito di novità, sono arrivate le novità in stamperia proprio oggi. Le Allora potevo far ultime vedere il mio. collezioni. E allora potevamo far vedere la collezione. Per esempio, a me è arrivata la collezione del matrimonio che farò vedere il 9 maggio con Omar in live stamperia.
e vedremo appunto questo nuovo album. Beh, noi potremmo fare la nostra prossima live con qualcosa di queste nuove collezioni. Volentieri. Direi proprio di sì. Sì, pensato, guarda, con molto piacere. La prima sarà il matrimonio e poi passeremo, passeremo ad altro. Ecco. Allora, come vedete, io metto il mio puntino di colla anche su tutto il fiore e poi butto gli sparkle turchesi e tra bianchi, che poi sono trasparenti, eh? E potete veramente metterli, io direi anche un po' abbondanti. Li vado ad applicare su tutti i fiorellini che vedo. Adriana dice: a me fa piacere far parte di questo gruppo. Brava Donatella, bel lavoro. Ciao Adriana. Grazie. Mi sa che io e te ci conosciamo. Ecco, gli Filomena sparkle. giustamente mi ricorda di sistemare anche il corso del pouring. Sarà fatto. Meno male che abbiamo Filomena che ci ricorda le cose, se no io e Esatto. te andiamo per la tangente e non ci ricordiamo più niente. Ragazzi, mamma mia, come siamo messe male. Diciamo che può Maria essere. dice: ho fatto l'ordine 2 giorni fa. Bene, grazie. Allora, poteva essere tutta decorata, come si può decorare anche solo questa parte. Volevo solo giocare un po' con le cere, ma non così, tanto per farvi vedere un po' gli effetti. Le cere io le metto col dito, è quella cosiddetta nera che lascia un alone, diciamo, non proprio grigio, eh. È un simil grigio non nero assolutamente, ma neanche un grigio pesante, ecco, sembra un argento un po' opaco. Quindi, anche se ho messo la vintage pesche marrone, interporre anche questo leggero strato di scusate che questo leggero strato di grigio, diciamo così. Non fa male perché grigio marrone, per esempio, a me piacciono molto come abbinamento. Quindi, certo, la fa diventare un pochino più metallica ed ecco perché io utilizzo il dito. E dopodiché vi inserisco anche un pochino di turchese e questa, la turchese, con un pochino di parsimonia perché vedete, non so se si vede Valentina, ma è Sì. estremamente visibile, cioè nel senso che accidenti si nota, ecco, quindi state un po' siate parsimoniose perché altrimenti la foglia argento diventa completamente azzurra. Ecco, però la trovo interessante come effetto, per esempio, dove io alternando la grigia, vedete che io comunque le sto prendendo tutte e due, alternando la grigia e la turchese, proprio andando in sfumatura delicata. Secondo me, si creano degli effetti interessantissimi. In modo Filomena da. dice: che bello il pennello a dito. Sì, è vero, hai ragione. Però fino a questo Emanuela dito. chiede: mi ripeti cosa va usato come protezione? Allora, solitamente per regola la protezione deve essere assolvente, spray o a pennello. Spray lucido o a pennello oppure una finitura ad alcol e nel mondo delle belle arti sappiamo che è la gomma lacca. Stamperia, non mi ricordo se ce l'ha ancora o comunque aveva anche la lacca anticante che è la gomma lacca, comunque solitamente gomma lacca. Poi dipende poi da che cosa avete realizzato. C'è il mondo delle patine delle cere, quindi la tera che non è certa d'acqua, quindi è un prodotto ancora assolvente, può andare bene, come vedete io lo sto applicando, può andare bene proprio per invecchiare, per creare anche delle forme di protezione, degli effetti particolari,
E qui entriamo nel mondo della vintage paste, che è marrone, nel mondo delle cere colorate turchese, grigia, che ne so, bianca. Volendo potete sovrapporre anche quella oro, per chi ama il gioco argento e oro. Ecco, io la metto sempre ai margini perché non vado al centro, però diciamo se non volete ritrovarvi le dita così, usate, non so, la salvietta, quelle umidificate, magari un pochino più asciutta, la intingete nella cera e mettete il dito e vedete, la potete manovrare così. La cera argento sta scaldando insieme a quella marrone e la cera turchese dà invece dei colpetti appunto di colore perché è molto più incisiva la turchese rispetto a quella metallic black. La black è proprio, come dire, per gli amanti delle cose che si vedono da vicino e non da lontano, perché credetemi, da lontano riesco ancora a vedere il marrone della vintage paste, mentre solo se mi avvicino vedo la sovrapposizione col grigio. Quindi ecco, diciamo che la metallic black è una cera per le cose intime, per le cose piccole, per i particolari che vanno visti non da un chilometro, ma da vicino. Per esempio, vedete che mi scalda anche un po' la decorazione, cioè ce n'è da insomma. Le cere e le patine sono veramente dei mondi a sé, ecco, per capirti. E ci danno tutte degli effetti particolarissimi. Vedete che sempre di più il turchese della glamour paste, sì, con la sovrapposizione con la cera black diventa un lottanio, cioè il verde petrolio. Ecco. Anna dice, la pittrice viene sempre fuori, vedo le ombreggiature. Che dobbiamo fare? Come dire, come dico ad altre persone in presenza, dico fatemi fare lo sporco lavoro perché non ce la faccio, non ho bisogno di impastare e manovrare le cose perché più forte di me non ce la faccio a stare senza. Volevo mettere la base. Donatella Filomena sta dicendo che appena caricherò il corso di Puring dovrà intasare il gruppo con i lavori che fa. Vedremo. Può aver iscritta questo gruppo, però Filo, spero veramente che, ecco, avendo fatto la registrazione, insomma, adesso la lezione del Puring rimanga come riferimento, insomma, che sicuramente i passaggi, le dosi saranno ferme appunto in questo video, per cui se uno si dimentica come mescolare i vari prodotti, ecco, nel video trova proprio il passaggio preciso di che quantità utilizzare. Guarda, hai fatto bene a richiederlo perché effettivamente facilmente ci si dimentica, eh. Finalmente dopo un anno ci sono riuscita. Eh beh, però vedi alla fine a Sì, chiedere, a perché chiedere. Eh sì, dovevo trovare l'idea, infatti l'abbiamo fatto sulla Stone Paper, abbiamo realizzato una Midori con l'effetto Puring, con la Stone Paper decorata col Puring. Poi abbiamo fatto anche il cuore con le foglioline, il gesto, anche quello è proprio un esercizio di pittura semplice, semplice, ma molto così carina, insomma, molto Sì, dolce. il 28 maggio abbiamo fatto il corso, mamma mia, quasi un anno fa. Ecco, Davvero. io ho colorato anche la base che adesso applico senza mettere il vetro perché, ah, ecco, magari potevamo vedere anche il vetro. Aspettate. Ora, non so che ore sono, perché non Sono posso. le 9:45. Oh mamma, ah, sono stata dentro l'orario. Volevo
Il vetro, per chi ha anche i piatti, tanto giusto una cosina da niente, si può. Il vetro è sempre lavorato al contrario, quindi ci sono delle parti che si possono anche trattare. Qua è un po' difficilino, ve lo dico, però insomma, se siete volenterose, potete. Io lo faccio sulle palline di Natale, quindi quelle in plexiglass, però volendo si può cercare di fare una macchiatura, diciamo, sì, un effetto vintage. Con la patina non è facilissimo, però uno ci può provare. La fa asciugare con un po' di calma, facciamo finta che sia asciutta. Poi vi prendete di nuovo la colla e la applicate, per esempio, con un tampone spugna, assolutamente asciutto, e con una leggerissima battitura, vedete, si vede che in alcuni punti è bianca? Ecco, Sì. qua bisogna proprio fonarla e lasciarla asciugare in buon modo, e dopo si può realizzare la decorazione appunto con la foglia. Adesso l'asciugo un attimo. Vincenzo dice che bello Donatella, come sempre bravissima. Ragazzi, visto che siamo, credo, addirittura d'arrivo, se volete fare gli ultimi commenti, hashtag mondo fai da te, che tra poco ci sarà l'estrazione. Si vincerà un buono da 5 euro da utilizzare sul nostro sito mondofaidate.it e in caso di ordinazione poi inseriremo anche un prodotto in omaggio all'interno del pacco. Quindi se volete partecipare. Sono rimasti, credo, gli ultimi 5 minuti e poi dopo faremo l'estrazione di questa sera. Io ho finito, però visto che Sì, non ti spesso preoccupare. ecco, la foglia è anche molto bella sotto vetro o anche sopra vetro, perché per esempio una signora ha fatto sotto Natale e abbiamo preso dei piatti che vabbè, erano dei vecchi piatti di stamperia, quelli con le palline sotto di vetro, e anziché decorarli sotto, perché poi la pallina ha sempre infastidito, cioè nel senso che era poi visibile, li abbiamo decorati sopra in modo così irregolare con delle paste e della foglia, e sono diventati dei piatti modernissimi, quindi perché no, dei portasapone possono essere, se li decorate sotto, se li decorate sopra, degli svuotatasche. Sai, è che la duratura, anche se è classica, può essere molto moderna. Eh già, bisogna sempre vedere come si interpreta. Ora, vedete, io ho messo il fiocco e guardate che l'ho fatto in un tempo record, quindi insomma, poverino, è proprio una duratura di quelle, un'argentatura di quelle striminzite, però, vedi, no, si vede Valentina, Sì. il marrone, Esatto. lo vedete il marrone che ho messo prima? Ecco, queste sono le sovrapposizioni interessanti che si possono fare con un sottovetro, cioè decoro un piatto o devo sistemare appunto lo specchio rovinato, posso creare questi effetti qua. È un modo Bellissimo. così, è un piccolo suggerimento che vi lascio. Se magari avete delle cose in vetro che non vi piacciono più, anche dei portacandele, dei vasetti che volete trasformare appunto in portacandele, potete trattarli in questo modo. Magari lavorati all'esterno, se dentro mettete la candela, però ecco, giusto, sono tutte cose che così vi suggerisco, e se invece avete la lavorazione al contrario, cioè da davanti, una lavorazione così può essere poi, vedete, lavorata ulteriormente con appunto una cera di vostro gusto, perché no? Quindi potete anche realizzare degli stencil tridimensionali e poi argentarli o dorarli. Anche quella è una cosa interessante. Quindi vedete che, insomma,
E poi, dulcis in fondo, è chiaro che i colori, gli ideali per le foglie metalliche sono anche gli alcolink, perché loro sono a base alcolica o a solvente e si sposano benissimo con questi fondi. Quindi un bel turchese applicato sopra. Guarda Valentina, faccio quest'ultima cosa, poi non vi stresso più. Ah, non ti preoccupare, io ti dovevo ricordare foiling. Mi avevi Ma detto. non ce la facciamo Esatto. perché, ecco, per esempio, se noi applichiamo l'alcolink direttamente sulla foglia, vedete che vengono degli effetti molto carini, eh? E magari avete da rinnovare, non so, anche quei servizi di porcellana che vi hanno un po' stancato del bagno, applicate la foglia e lo decorate in questo, con qualche colore di questo tipo. E poi Bellissimo. protezione, ovviamente, eh? La protezione ci vuole sempre. Stanno Ecco, arrivando Valentina. tantissimi messaggi di complimenti, bel lavoro, bellissimo. Mi scuso perché poi io non riesco più a leggerli, non so per quale motivo, ma puntualmente dal telefono non riesco più a ringraziarvi. Quindi vi ringrazio proprio tutte, soprattutto per seguire queste dirette flash e insomma grazie perché comunque l'affetto è reciproco sia da parte mia che di Valentina e vediamo se questa nuova avventura del gruppo ecco, cresce e diventiamo insomma un bel gruppone. Esatto. Filomena comunque ci sta dando un suggerimento per un eventuale corso o live sugli alcolink. Volentierissimo perché avevo scritto a suo tempo anche il manuale quando sono usciti i primi prodotti, quindi sì, molto volentieri. Mi piacerebbe molto con la resina anche perché si sposano benissimo. Fammi pensare a un decoro e la prossima volta volentieri facciamo gli alcolink. Annalisa dice: bellissimo, davvero, grazie per queste dirette piene di spunti interessanti. Bene, ci fa piacere che vi piacciono queste live dirette. Aiutateci a crescere, condividete, entrate nel gruppo nuovo, che così facciamo un bel gruppo di creative che si danno qualche consiglio e si supportano. Sì. Allora, Ah, ragazze, noi possiamo fare l'estrazione. Che ne dici, Dona? Sì. certo, sono proprio curiosa. Io voglio solo sempre sapere chi esce fuori, eh. Esatto. Allora, ci prepariamo. Aspetta, Filomena dice: Valentina, posso farti una domanda? Dimmi pure che dopo facciamo partire. Grazie mille Donatella per la tua generosità nel condividere la tua passione. No, Grazie. dai, Filomena, quando carichi il corso? Te lo carico, sarai la prima a saperlo. Dai, vediamo chi c'è il buono che Vediamo. parte. Vediamo stasera chi sarà la vincitrice o il vincitore. Partito? Vediamo. Grazie a Colla, hai vinto il buono da utilizzare sul nostro sito. Congratulazioni. Guarda, ti mandiamo noi tutte le istruzioni per come utilizzarlo, quindi ti invieremo il buono. Adesso ti contatteremo tramite Facebook, visto che ci stai seguendo da Facebook. Bene, ragazze, grazie a tutte che state con noi, che ci avete fatto compagnia. Noi ci rivediamo con Donatella il terzo giovedì di ogni mese per una nuova live. Bravissima, bravissima. Mentre con Silvia ci vediamo il primo martedì del mese. Quindi tra poco, e continuate comunque a seguirci e io e Donatella comunque vi aspettiamo nel gruppo di Sì, Mondo Fai da Te, che è Mondo Lab, Mondo Fai da Te adesso lo inauguriamo con questa prima foto del Lab. Esatto. risultato e così insomma vediamo. Esatto, perfetto. Allora tra poco ci vedremo nell'altro gruppo. Sì. Ragazze, buona serata.
Grazie a tutte, grazie a tutte veramente, e grazie Valentina e regia per aver Grazie insomma fatto questo, e niente, ci vediamo alla prossima a questo punto. a te. Alla prossima live. Grazie per la tua disponibilità, Duana, sempre bravissima a spiegare e a condividere la tua passione. Ciao ragazze, buona serata. Arrivederci a tutte. Ciao. Ciao.